Venerdì 19 giugno 2009, un cordiale saluto dal Tribunale di Palermo, udienza del processo d'appello per il senatore berlusconiano Marcello Dell'Utri, imputato di concorso esterno in associazione mafiosa. Oggi doveva essere la giornata dell'acquisizione di due intercettazioni in cui Dell'Utri viene nominato da alcuni indagati per mafia come figura delle istituzioni da non nominare da un lato e come assegnatore di appalti dall'altro. Il PM Antonino Gatto, come richiesto dai giudici, ha depositato i verbali con le trascrizioni dei colloqui telefonici oggetto del capo di imputazione, mentre ci vorrà ancora qualche giorno per l'acquisizione delle bobine con le conversazioni. Le difese hanno chiesto il rinvio dell'udienza per poter esaminare i verbali ed eventualmente chiedere ai giudici di respingere l'acquisizione con le loro motivazioni sulla loro eventuale inutilità. Saranno poi i giudici, con ordinanza attesa presumibilmente per venerdì prossimo, a stabilire se quelle intercettazioni sono necessarie ai fini del processo. Ora un'intervista al difensore di Marcello Dell'Utri. Oggi è stata un'udienza di routine perché il procuratore generale ha reiterato una richiesta che aveva già formulato all'udienza scorsa e che gli era stata rigettata. L'ha integrato con del materiale cartaceo, noi abbiamo chiesto termine per poter esaminare questo materiale. Si trattava di due colloqui, no? Si tratta di due conversazioni telefoniche intercettate nell'ambito di due diversi procedimenti e che riguarderebbero, secondo la prospettazione dell'accusa, anche il senatore Dell'Utri. Le dirò che noi riteniamo assolutamente insufficienti e anche un po' insignificanti queste conversazioni, però esprimeremo la nostra valutazione quando compiutamente avremo potuto vedere gli atti. Prossima udienza? Prossima udienza è fra una settimana. Il Presidente dà una forte accelerazione, come è giusto che sia, a questo processo.